Oggetto numero 5, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Morroni, revisione accordo di programma qualità dell'area della Conca Ternana. Prego, consigliere De Luca. Grazie, Presidente. L'Unione Europea ci dice che l'area della Conca Ternana è l'area più inquinata dell'Umbria, una tra le più inquinate d'Italia. La scienza ci dice che questo avviene perché è possibile riscontrare sistematicamente nel corso degli ultimi anni un superamento delle soglie limite di concentrazione in atmosfera di polveri sottili. La scienza ci dice che, a differenza della composizione delle polveri che è possibile riscontrare in altre città dell'Umbria, non stiamo parlando solo di una questione meramente quantitativa, ovvero il numero di sforamenti, il numero e la quantità di polveri, di concentrazione di polveri in atmosfera. Stiamo parlando anche di una questione qualitativa, ovvero la composizione di queste polveri, a differenza di altre città dell'Umbria, è pericolosamente fatta da sostanze cancerogene. Il confronto, è chiaro, basta aprire il sito dell'ARPA per vedere come i valori di deposizione al suolo in alcune aree della città, facendo una comparazione fra Perugia e Terni, vede valori di cromo, valori di nichel 130 volte superiori rispetto a quelli riscontrati a Perugia. Quindi il derby dell'inquinamento lo vince chiaramente la Conca. La scienza ci dice che a Terni c'è un eccesso, le donne ternane si ammalano di più di tumore alla mammella, oltre quello che è l'eccesso imputabile all'attività di screening di mammografie che vanno a riscontrare più tumori. La scienza ci dice che a Terni il 36% in più di bambini si ammala di tumori maligni. La scienza ci dice che in un intervallo di tempo, nei primi anni 2000, tutti i casi di tumore al cervello riscontrati nella provincia di Terni erano, tranne due, erano da, avevano come filo conduttore la relazione con l'attività di fusione. La scienza ci dice che il cromo in atmosfera, lo studio Galletti fatto dall'ARPA Umbria negli anni scorsi, ci dice che del cromo totale che viene immesso in atmosfera, il 2,8% di questo cromo è da identificare come cromo esavalente. La politica ci dice che l'inquinamento a Terni è attribuibile per l'80% da riscaldamento domestico, dai caminetti, dalle stufe, dalla carne cotta alla brace. La scienza ci dice che oggi siamo al primo giorno, ieri invernale, al primo giorno di temperature in cui è stato possibile accendere riscaldamenti o fare comunque, doversi preoccupare di riscaldarci. Siamo usciti dall'ottobre più caldo, degli ultimi 30 anni. La scienza ci dice che la centralina di Maratta a 7 novembre ha già superato 36 volte il limite di superamenti di concentrazione in atmosfera. Ora, la politica può decidere di ignorare la scienza,
può decidere di ignorare la salute, può decidere di lavarsene le mani di fronte a questa mattanza, oppure la politica può decidere di rimodulare quella che è la bozza di accordo di programma che si sta revisionando fra regione, ministero, comuni, di seguire quella che è stata la richiesta più volte avanzata dal comune di Narni sul tavolo e di spostare 7 milioni e mezzo di euro, mi ci viene veramente da ridere, ma in realtà ci sarebbe solo da piangere, che vogliono essere stanziati per incentivare il passaggio dai caminetti a bassa efficienza a maggiore efficienza e mettere parte di questi soldi per attività che salvino vite umane, per fare gli studi eziologici che i ternani aspettano da oltre 10 anni su questi casi, per fare, mettendo in campo l'attività di screening che riesca a intercettare i casi di tumore prima che diventano, che siano ormai incurabili, e mettendo in campo quelle che sono le azioni doverose e che adesso vengono addirittura proposte come cancellate. Non c'è traccia nel piano sanitario di questi studi epidemiologici, assessore Coletto. Il piano della prevenzione ancora non si è nemmeno visto. Quindi io interrogo, credo, l'assessore Morroni in questo caso, per chiederle se ha, come rappresentante della Giunta, intenzione di avanzare una richiesta di riformulazione e di ridistribuzione delle risorse, spostando parte, una parte anche abbastanza irrisoria, di questi milioni messi per i caminetti per studi epidemiologici, studi eziologici, biomonitoraggi sugli accumuli di metalli, PCB, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti nel sangue, nel latte materno, nei tessuti dei cittadini ternani, se intenda attuare quelle che sono le attività di ricerca scientifica per andare ad agire e a risolvere definitivamente, al di là dell'appartenenza politica, al di là di tutte quelle che sono, diciamo, gli oscurantismi, i negazionismi fatti fino ad oggi, per salvare vite umane. Vicepresidente Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere De Luca, l'accordo di programma firmato con il Ministero della Transizione il 14 dicembre 2018 per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Umbria presenta particolari misure atte a rispondere alle specifiche esigenze del territorio della Conca Ternana sottoposto a procedura di infrazione UE per il problema dei giorni di superamento delle concentrazioni delle PM10 in atmosfera. Con l'accordo sono stati assegnati dal MITE alla Regione Umbria 4 milioni di euro da destinarsi a una o più misure di risanamento concordate con la Regione Umbria, con il Comune di Terni, con il Comune di Narni ed ARPA Umbria. Le misure di risanamento mirano principalmente a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento domestico, con particolare riferimento all'utilizzo delle biomasse in caminetti e stufe. Tale obiettivo è perseguito sia mettendo in campo misure di incentivazione, contributi per mezzi di trasporto a basse emissioni, per biglietti e abbonamenti agevolati, attivazione di sportelli per il sostegno all'accesso a contributi per l'acquisto di impianti a biomassa ad alta efficienza, sia misure di tipo prescrittivo, come limitazioni del traffico, divieto di utilizzo dei camini a bassa efficienza, eccetera. L'accordo prevede inoltre la realizzazione di importanti studi epidemiologici, il progetto Neoconca e di caratterizzazione delle polveri, nonché campagne di comunicazione per informare sulle problematiche della qualità dell'aria e a sostegno delle modifiche dei comportamenti dei cittadini a seguito dell'attuazione delle misure prescrittive. La realizzazione dell'accordo di programma sta sostanzialmente rispettando i tempi previsti nel cronoprogramma.
con delle eccezioni relative alla situazione pandemica 2020-2021 che ha inficiato sulle misure riguardanti il trasporto pubblico locale, misure per cui sono state richieste delle proroghe insieme ad altre che hanno incontrato difficoltà nella realizzazione. Il Ministero ha successivamente dato disponibilità della somma di euro 170 milioni destinata alle regioni coinvolte nelle procedure di infrazione attivate nei confronti dell'Italia per i superamenti dei valori limiti del materiale particolato PM10. La Regione Umbria ha dichiarato la propria manifestazione di interesse all'utilizzo della quota di propria competenza, pari ad un importo di 25 milioni, delle predette risorse per la realizzazione di ulteriori interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria. A seguito di incontri con i funzionari del Ministero, dei comuni della Conca Ternana, Terni e Narni e con ARPA Umbria, si è proceduta alla definizione di un pacchetto di 12 linee di intervento, di cui 8 finanziate dal MITE, finalizzate sia all'attuazione di azioni urgenti per il controllo delle emissioni inquinanti, sia ad azioni di natura più strutturale, con punte di innovazione tecnologica che produrranno effetti nel medio e lungo termine. Le nuove azioni individuate, che saranno gestite sia dalla Regione Umbria sia dai comuni di Terni e Narni e da ARPA Umbria, implementano le misure e gli interventi già previsti nella prima fase di attuazione dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria. Nel documento sono previsti interventi aggiuntivi del costo complessivo di 25.210.000 euro. Riguardano studi di fattibilità, studi epidemiologici, che saranno finanziati dalla Regione Umbria per un importo complessivo di 210.000 euro. Ulteriormente è richiesto al Ministero un finanziamento di 25 milioni per interventi di mobilità nella Conca Ternana, piste ciclabili, sostituzione di auto ad alte emissioni, mobilità di idrogeno, potenziamento della ciclopedonalità, efficienza energetica negli edifici pubblici. Inoltre saranno attivate importanti azioni per la riduzione delle emissioni del riscaldamento domestico, con l'erogazione di incentivi per la sostituzione di stufe e caminetti tradizionali nel territorio regionale e sostegno alle comunità energetiche nella Conca Ternana. Con riguardo all'interrogazione e alla serie di quesiti posti, io mi limito a rispondere a quelli di diretta competenza dell'assessorato ed in particolare censimento degli impianti di combustione a biomassa negli edifici residenziali. Già esiste nel Catasto Unico Regionale per Impianti Termici, nel CURIT, la possibilità di censire gli impianti termici a biomassa. Si deve evidenziare che a fronte di un'indagine Istat del 2021 che individuava in circa 478.000 gli impianti domestici a biomassa presenti in Umbria, risultano censiti nel CURIT circa 17.500 impianti. Questa situazione si è verificata perché fino a quest'anno non esistevano delle norme tecniche per il controllo dell'efficienza energetica per questi tipi di impianti e quindi non obbligatorio il loro censimento. Lo sforzo sarà quello di normare il censimento degli impianti domestici a biomassa al fine di avere un catasto degli impianti termici maggiormente popolato con dati molto vicini alla realtà, con la possibilità di classificazione sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre del 2017, il numero 186. Con riferimento a un altro quesito da lei posto, quindi l'adozione di un sistema di monitoraggio permanente della qualità dell'aria con tecniche ad alta definizione spaziale, allargando l'indagine dell'Università della Sapienza CNR anche al territorio di Narni, mi permetto di sottolineare che, premesso che già esiste una efficace ed efficiente rete di monitoraggio, con i nuovi finanziamenti del Ministero previsti per l'implementazione dell'accordo di programma per la qualità dell'aria, la Regione Umbria finanzierà ARPA Umbria per il potenziamento degli studi sul particolato con l'acquisizione di strumentazione per la misura online dei principali parametri che possano permettere di fare valutazioni a maggior frequenza temporale e fornire più tempestivamente, esempio dopo 2-4 settimane anziché alla fine della campagna di misura, report con andamenti di tali parametri e valutazioni preliminari di source apportionment di periodi con particolari eventi di inquinamento. Circa il suo quesito
riguardante l'incentivazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento a combustione con sistemi di riscaldamento a pompa di calore alimentati da energie rinnovabili negli edifici residenziali unifamiliari delle aree dove è localizzata la massima concentrazione di PM10 attribuibile allo sorgente riscaldamento, mi preme sottolineare che sempre con i nuovi finanziamenti del Ministero è prevista l'erogazione tramite bando pubblico di incentivi in aggiunta al conto termico 2.0 per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento civile a biomassa con sistemi ad alta efficienza ed a basse emissioni, classe 4 o 5 stelle, decreto ministeriale 186 del 2017 e pompe di calore. A questo intervento sarà destinata una cifra importante. Infine, con riferimento alla sua sottolineatura circa la promozione, sviluppo e partecipazione diretta degli enti locali in comunità energetiche, partendo dalle aree dove è localizzata la massima concentrazione di PM10 attribuibile alla sorgente riscaldamento ed energia, le faccio presente che tra le linee di intervento previste in attuazione dell'implementazione dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria saranno finanziati interventi a sostegno delle comunità energetiche nella Conca Ternana. Al di là del piano generale di sensibilizzazione e di promozione che come Regione dell'Umbria, in collaborazione con ANCI e in collaborazione con le associazioni di rappresentanza del mondo economico e produttivo regionale, abbiamo attivato proprio in questi giorni, in queste settimane, teso proprio a fare dell'Umbria una realtà dove sul fronte delle comunità energetiche si possa davvero segnare il passo in maniera significativa. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca per la replica. Lei ha volutamente saltato l'aggiornamento dello studio del monitoraggio del cromo esavalente nell'area della Conca Ternana. Io le parlo di PCB, le parlo di cromo esavalente, le parlo di nickel e lei mi risponde e mi parla di caminetti. Io le parlo di monitoraggio ad alta definizione spaziale fatto su, diciamo, il modello portato avanti dall'Università della Sapienza, fatto con 30 centraline, diciamo, piccole, diffuse su tutta la Conca Ternana. Lei mi parla delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria che non c'entrano un fico secco. Lei mi parla delle aree, diciamo, del PM10 per quanto riguarda superamento del PM10 attribuibile al riscaldamento. Se lei avesse studiato e avesse letto lo studio della Sapienza, saprebbe che quelle aree sono Terni Nord e Terni Ovest e che sono le uniche aree in cui c'è un superamento di concentrazione delle polveri sottili derivante da riscaldamento domestico, perché solo in quelle aree nella città di Terni ci sono case con i caminetti. Perché chi viene come me dai quartieri popolari lo sa benissimo che le case popolari della città di Terni non hanno i caminetti, non ce l'hanno. E quindi, Assessore, lei, come diceva una bellissima canzone di qualche tempo fa, lei può, diciamo, lei non può fermare il vento, può soltanto fargli perdere tempo. Lei potrà continuare ad andare avanti con questa retorica negazionista, ma lei non potrà fermare il diritto dei cittadini ternani a rivendicare il proprio diritto a vivere, il proprio diritto ad andare avanti in una città in cui non ci si debba ammalare. Io lo ripeto e non smetterò mai di ripeterlo in quest'area. In quest'aula voi buttate 7 milioni e mezzo di euro per cambiare l'efficienza dei caminetti da 3 a 4 stelle invece che cambiare radicalmente il sistema di riscaldamento. Ma parliamo del sistema di riscaldamento, ma il cromo esavalente da dove viene? Ma il nickel, il PCB, da dove vengono? Ma quali sono gli interventi fatti? Stiamo aspettando ormai da anni che si intervenga per cambiare questa situazione, queste polveri. Io lo so che non le piace, Assessore, lo so che non le piace questa cosa, ma voi dovete agire, dovete far rispettare le prescrizioni AIA.